Voglio leggere un capitolino del Pisa visto da Sede nell'annata 2009-2010, quando si ripartì dalla Serie D. Così, per chi c'era, chi se lo ricorda, che riporta, visto che il Pisa ormai per un po' ancora non si vedrà, io ve la piazzo lì, se ne avete voglia, circa 5 minuti. Era il 23 agosto del 2009, giocavamo in casa contro il Monterigioni. Era il turno preliminare di Coppa Italia di Serie D. Si può immaginare, dopo tutti i casini, le retrocessioni. Bimbi ci siamo, dopo tanto patirri, eccoci a discorrere di pallone. Ieri era in programma la partita ufficiale dell'AC Pisa 1909, turno preliminare di Coppa Italia di Serie D. Più o meno la Coppa del Nonno. All'arena viene il Monterigioni. Mi rigiro il biglietto a mano. Ce l'ho sempre, tra l'altro. E voglio essere sicuro che ci sia davvero scritto Pisa Monterigioni. Sì, ha voglia di rigirarlo. Si gioca alle 4 di un pomeriggio d'agosto. Fa un caldo e si muove. La mattina vado al mare a prendere un po' di fresco. Poi però verso l'ora di pranzo in via Smania e torno verso casa. Via, si ricomincia le vecchie abitudini. Doccia per levarmi il sale di dosso che mi fa sudare ancora di più. E poi si pranza veloce. E il mio figliolo c'ha già la maglia nera azzurra addosso, com'è bella. Dietro c'ha l'11 col nome di Cerci. Bei tempi. Se giocava Cerci contro il Monterigioni si poteva giocare anche in 5. Bastava il portiere e tre difensori. Poi ci pensava lui. Ma si fa per ride, per di dubbi schierati. Adesso la categoria è un'altra. Quel che è stato, adesso guardiamo avanti. Si va all'arena in moto, si arriva direttamente sotto lo stadio, non ci sono tornelli e cancelli a rompeorbelli. Si parcheggia la moto e si gironzola un po' sotto lo stadio, incontro facce amiche, gente che è venuta via dal mare, chi dalle ferie, chi dal pranzo alla suocera. Per scappare dalla suocera andrei a vedere anche un torneo di briscola, figuriamoci il Pisa. Sotto la tribuna i soliti personaggi. Sembra il primo giorno di scuola, fa uno. Boia che caldo, fa un altro. Sinceramente senza ancelli sembra ci sia più aria. Mi sembra vero di poter camminare in su e in giù senza che nessuno mi dia scusi lei dove va oppure dove metti. Si entra dentro. Per questa partita è aperta solo la tribuna, sopra e sotto. La prima cosa che mi salta all'occhio è il prato. Tutto bruciato. L'erba gialla. Bermi prato verde. Tieni duro un altro po' che un po' d'acqua te la danno anche a te. Appena riattaccano l'acqua. Ma l'acqua per le docce ce l'avranno. La tribuna si empie piano piano, un campo entrano le due squadre a scaldarsi, sensazione mai provata prima, il campo pieno di gente che corre e fa gli esercizi, io non scevo solo fotografi. Arriva un uomo e fa, scusate, qui è per gli abbonati? Ma che dici, dei abbonati a cosa? Alla Coppa Italia di D? Un po' il caldo, un po' la situazione è strana, la gente non ci sta capendo più nulla. I giocatori del Pisa sono bimbi, li scambio per i raccatapalle. Si guardano intorno, si vede e si rendono conto di giocare all'arena, che la gente è tanta. Rientrano dagli spogliatoi per l'inizio e la borgia comincia. Ora hanno la maglia nera azzurra addosso e la musica cambia. Ora non ce ne frega più nulla di sapere chi è, come si chiama. Ora è un giocatore del Pisa, noi ci basta e ci avanza. In tribuna ci saranno 2500 persone. Roba da matti. Cardo bestiale, preliminare di Coppa Italia di D. La squadra non è nemmeno finita, il mister Indiani dice che non siamo nemmeno a metà. E allo stadio siamo 2005, dice il giornale. Ma secondo me sarà parecchi di più. Sarà più noi ieri che in tanti stadi di Serie B. Che amore, che passione, che voglia di urlare a forza Pisa. Della partita sa posso dire. Posso dire che la squadrina messa su in una settimana mi è garbata. A parte un paio di elementi parsi un po' ingenui. Il 2 e 3, per esempio. E a parte i vecchi Francesconi e Macelloni, superiori per la categoria, per l'arte mi sono garbati. Poi impareremo anche i nomi, eh. Valcheduna ha saputo interpretare la partita con l'agonismo giusto, hanno capito subito che giocano nel Pisa, bravi. Anche il portiere mi è garbato. Pur tenendo costantemente palla verso la mezz'ora, su una discesa sulla destra e cross nel mezzo, la punta del Monterigioni la butta dentro. Sembrava di aver fatto gol a finale dei mondiali. Si è levata la maglia, ha cominciato a correre fino alla sua panchina, baci, abbracci, un discreto numero di vaffa dalla tribuna. Il Pisa continua a giocare, tenendo palla fino al 46esimo. Francesconi lanciato sulla destra, si gira e fulmina il portiere. 1-1 e boato.
Quant'era che non mi volava una tonsilla in campo? Che gioia, una liberazione. Sembrava di aver urlato fuori tutta la delusione, la rabbia, il dispiacere di essere tornati a rifinire in Serie D. Francesconi è forte, altri la punta a 30 gol che ci regalò l'altro anno. Che 30 gol non ha mai fatti nemmeno in tutta la sua carriera. Il secondo tempo è finito tranquillo sull'1-1. A parte una bella traversa colpita da noi prima della fine, e poi i rigori. In genere a rigori la gente patisce, noi siamo tranquilli. E se è finito di patire, cosa vuoi che siano due rigori? Il portiere Pisano, Percigli, ne pare a uno. I nostri li fanno tutti e Francesconi segna l'ultimo decisivo. Prima partita, prima vittoria. Passaggio del turno, ma la cosa che conta è il ritrovato entusiasmo. Se si vuole dire anche più di prima. È proprio vero, del Pisa siamo innamorati. È come quando la tua donna, o il tuo uomo, ti fa star male. Dopo 3 mesi o la vedevi, né la sentivi, ritorna da te più bella che mai. A te non ti sembra vero e svalvoli dalla gioia. Ieri quando i ragazzi in nerazzurro sono venuti per mano sotto la tribuna avevo la pelle d'oca. Non sapevo nemmeno sul nome, ma erano tutti nerazzurri, era il Pisa. Forza presidente, ma l'ha vista la gente ieri. Ma ci sono mai venuti così tanti a vedere il Grosseto? Io do di no. Volevi la piazza importante, a Pisa l'hai trovata. Ora guarda di fare un bel lavoro. Bocca al lupo ragazzi, domenica prossima all'arena arrivano i mobilieri di Ponzacco. E vabbè bimbi, piano piano ci si abituerà. Il Pisa siamo noi, chi viene viene. È giusto che gioino con le maglie senza il nome sul groppone. Non importa il nome, basta il numero. Il nome è AC Pisa 1909. Bel ricordo.